Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Yu-Gi-Oh! 5Ds, Tag Force, 5Ds, Art Stardust Accelerator 2009. Nello scorso episodio abbiamo ottenuto un duellante tag, cioè un partner per duelli tag, e adesso faremo il torneo. Benvenuti duellanti, partecipi anche tu al torneo duelli tag. Oh, devo dirti qualcosa di davvero importante prima che tu ti iscriva. Durante il torneo non puoi cambiare il partner con cui ti sei iscritto, pensa bene a chi vuoi avere come partner. Allora sei pronto? Yes! Bene, allora, la tua iscrizione è stata inoltrata. Il primo match inizierà subito, siete pronti? Bene, avviatevi verso il terreno del duello, mi aspetto un duello spettacolare. Eccoci al torneo dei duelli tag! Fai squadra col tuo partner, raggiungi la vittoria! Ecco il primo match! Jin e Tail contro... Shido e Graton! Bene, siamo anche coordinati, più o meno. Un bel mix di luce sovraterra contro Maester Ferreo e Maester Aereo. Ok, boom! E si parte con il duello. Ok, mi sono usciti due... Ah, tutti i mostri quasi. Catena di energia, fin quando questa carta è messa sul terreno succede qualcosa che di cui non so nulla. Trio Ujama. Ok. Arma segreta. Aia. Va bene. Ok. Dobbiamo pagare quindi 500 life points quando vogliamo posizionare carte sul terreno. Ok, nessun problema. Aha! Potevi aspettare. Prima di usare quell'effetto però, eh. Potevi far pagare un po' di life points anche ai nostri avversari. Non sarebbe stato male. Ok. Tocca a moi. Io con me prova del viaggiatore. Non ho carte magia con me, non mi interessa. 1900, questa carta... Ok, nel settimo sei in campo scoperto. Ok, cancella l'attivazione degli effetti mostro, ottimo. Allora evoco il comando alieno, che non è un effetto mostro. E tu hai buco trappola senza fine. Va bene. Metto a prova del viaggiatore e concludo il mio turno. Che cosa intendi fare? Evocare Re Alector, volatile divino. Decidi un po' cosa fare. Perché tanto alla fine dovrei attaccare e io utilizzerò prova del viaggiatore. La mia carta chiave. Ovviamente indovinerò ogni volta, vero? Ok. Aia. Prova del viaggiatore. Sta attento a quel che dici, non sono tutte carte mostro le mie. Mannaggia. Peccato. Aia. Non hai indovinato? Cioè, hai indovinato tutte e due le volte. No, non quella. Ok. Forza, tocca a te. Fai qualcosa di decente, per favore. Cioè, con me, contro di me, tu andavi all'attacco. All out. Adesso invece vai sulla difensiva. Vabbè. Cavaliere dell'Armageddon. Ok. Per adesso... siamo messi in proprio male. Siamo stati sfortunati nelle pescate.
chi distruggi? Lui. Ok. Va bene. Wow, quante carte coperte hanno. Vabbè, la mia è ovvia. Non ho un mostro di tipo guerriero. Cioè, forse sì, ma... 1400 punti. Metto Dragolanciere. Buco trappola senza fine. Ok. Sarcofago d'oro. Carta interessante. Beh, attivo ovviamente prova del viaggiatore. Sicuramente dirà carta mostro, ma non importa. Infatti. Ha detto ormai... Dico sempre carta mostro e sto a posto. Eh già. Vabbè. Chissà perché. Aia. 1000 life points ci rimangono. Riusciremo a cavarcela? Ne dubito. Dai, possiedilo onesto. Fa qualcosa. Usalo nel turno del tuo avversario, però, per favore. Non fare l'idiota. Ok. Bene. Forse che possiamo ribaltare la situazione. Scelgono sempre solo carta mostro. Ok, meno male. Addio. Boom. No, messaggero di pace, sul serio. Catena di energia. Ok, 1500 maggiore. Praticamente questa è l'ultima carta che posso mettere. Sì, attivo l'effetto per mettermi una carta magia, così almeno lui impazzisce. Sperando che vada tutto bene. Battleface. Boom. Ok. Quindi noi non possiamo più attivare carte. Loro ne possono attivare un massimo di 2, 3, 4, 5. Anzi, considerando 4. Quindi possono usare al massimo 4 carte, dopodiché quello che rimane in campo, rimane in campo. Ok. Bene. Ovviamente non può fare nulla se non attaccare, perché ci rimangono 500 life points. 600 life points, possono usare massimo un'altra carta loro. Dopodiché il duello rimane allo stallo all'infinito. Anzi, non possono usare più nessuna carta. Molto intelligenti, vi siete distrutti da soli. Ottimo! Vi siete autodistrutti. Perché giustamente nessuno di noi può pagare 500 life points. Ciao ciao! Bene! Contro di noi nessuno ce la può fare. Ta-ta-ra-ta-ta-ta. Grande, guardate come il partner è felice. Bonus danno riflesso massimo. Bello. Yeee. Yeah. Shido e Graton, o Graton, sono i vincitori. Non vedo l'ora che arrivino le semifinali. Ehi, hey, congratulazioni per la tua prima vittoria, mi aspettavo di trovarti qui. Se partecipo anch'io, per forza, non sarei qui se non volessi partecipare. Aspetta, voglio presentarti il mio partner.
Shido è da tanto tempo, fin dal centro di detenzione, mi hai davvero aiutato tanto. Sono contento di vedere che le tue abilità di duellante sono sempre le stesse. Oh, sembra che siamo i prossimi, questa non la perderemo. Quindi dovremo affrontare i nostri amici. Però prima... Un nuovo mazzo disponibile nel negozio, what? Voglio tornare il colore arancione. Mi piaceva troppo, è più bello arancione, più bello, più bello, più bello. Bella arancione, chiaro, per quanto possibile. Chissà quale mazzo è disponibile nel negozio. Salviamo. Bene, continuiamo col duello tag. Sì, con le semifinali. Yes. Mi aspetto un duello spettacolare. Oh, sì. Eccoci alle semifinali. Ed ecco qui le nostre squadre. Una coppia che ha fatto favile nel loro ultimo duello, Shido e Graton. Potranno Blister e Bolt Tanner batterli? Il nostro primo duello dopo il centro di detenzione, non vedo l'ora. Non deluderemo nessuno come avversari, sarà divertente. E si inizia! Un bel mix, luce sovraterra contro Thor in fuga e più velocità. Ok, saremo i secondi a giocare. E si parte, duello. Ok, vediamo un po' che cosa hanno in serbo. Serbo, quello che è. Cyber Falcone, 1200 punti d'attacco. Ok. Laila, stregona fedele della luce. Sicuramente attacca. E dopodiché utilizzerà il suo effetto speciale per distruggere la carta coperta sul terreno. Voglio sperare. Onde evitare disastri. Ok. Ha pescato una carta. Perfetto. Bam. Ottimo. Finora tutto ok. Niente di strano. Ah, peccato. Un drago del giudizio lì è finito nel cimitero. Buco trappola senza fine. Ciao. Ok. Una carta coperta. E basta. Vediamo un po' come sfruttare al meglio la situazione. Fino alla fine del prossimo turno addirittura. Evoco comando alieno. Ok, niente di strano per ora. Attacco. Attacco diretto. Ok, 1900 punti. Sbam. Ah, tragedia. Ok, messa in posizione di difesa. Per quanto fastidiosa, ma vabbè. Terminiamo il turno. Aia, tutte le mie carte. Che cosa fa? Ottieni controllo di mosse. Davvero? E poi mi attacca. Aia. Tremila punti? Tusk. Ok, ho proprio ottenuto il controllo del mostro, proprio così. Ok, profeta della creazione. Ok. Lui attacca la carta coperta. Giustamente si sente protetto perché possiede... Coso... Non è sto, però lo puoi usare solo una volta, quel problema. Ok. Boom. Ora, in quanto alle life points, and the face. Forza riflessa, ottimo.
Tragedia 1200, questo a 1800, tu hai 1800 e ti metto in difesa. Sì. Evoco folle cane dell'oscurità. Tu hai buco trappola. Ok. Bene. Ti farò pentire di tutti questi buchi trappola. Te ne farò proprio pentire. Evoca un mostro. Ok. Bene. Che diavolo sta combinando? Sta evocando una miriade di mostri. Ok. Naturalmente, forza riflessa. Oh, addio, carte. Per una volta. Forza riflessa è stata utile a me. Perfetto. Vediamo che cosa ha intenzione di fare. Mostro coperto in posizione di difesa. Siamo a corto di idee, eh? Ok. Quella carta è portentosa, cioè può evocare mostri. Solo che quei mostri non possono attaccare il turno in cui vengono evocati, a quanto pare. Ok. Ma guarda, io direi di mettermi in mano dalle 10.000 mani. Yes. Attivo l'effetto di Manju dalle 10.000 mani e prendo con me Demise, re dell'Armageddon. Dopodiché utilizzo Fine del Mondo. Con Fine del... No, disturbo magico. Oh. Vabbè, concludo il mio turno. Disturbo magico ha disturbato appunto tutto. Lui ora evoca un altro mostro. Che per il momento non può attaccare. Cyber Fenice anche. Ok, qualche altro mostro per favore. Incredibile. Ho usato forza riflessa nel turno precedente e già mi ha evocato 4 mostri questo tizio. Ok. Ah, 800 punti. Ti prego, fa che puoi evocare il tuo drago, perché ora come ora abbiamo bisogno del drago, evocato tramite evocazione speciale. Yes, grande! Drago del giudizio. Ok, utilizza i tuoi 1000 punti. Distruggi tutti. No! Distruggi tutti con i tuoi 1000 punti e poi attaccavi. Ma dai, avevi l'occasione. Forse non poteva. Forse una delle carte distrugge i mostri che utilizzano un attacco speciale. Non lo so. Vabbè. Forse non conosco io bene le carte, dovevo leggerle. Forse il cecchino ha questo effetto qui. Sa di fatto che io non mi lascio sfuggire l'occasione di vincere il duello solo perché tu non usare l'effetto speciale del tuo drago. Ok. Vediamo. Non è possibile attaccare i mostri? Un'eccezione? Ok. Ciao. Non mi interessa. Via tutti quanti dal terreno. Ok. Tanto per sicurezza evoco Sangan. No. Non si sa mai, c'è un effetto dal cimitero che mi impedisce di attaccare. Ok, no. Grande! Contro di noi nessuno ce la può fare, chiaro? Ta 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 ta
Yuhu! Sei incredibile, devi essere nato con il tag nel sangue, forte come sempre. Shido e Graton sono i vincitori. Ottimo! Direi di salvare, perché nel prossimo episodio dovremo affrontare la finalissima del torneo dei duelli tag.